in occasione delle celebrazioni centenarie in onore di Melozzo da Forlì, nella chiesa della Santissima Trinità, sulla scorta di un manoscritto del Settecento trovato nella biblioteca dell'Archiginnasio Bolognese, indicante l'esistenza della lapide mortuaria poi scomparsa, il comune di Forlì ha fatto eseguire scavi per rinvenire la tomba del più grande pittore romagnolo, della quale, come è noto, si era perduta ogni traccia. Si ha ragione di ritenere che queste ossa umane, venute in luce in un terreno compatto, non di riporto, sotto il pavimento della cattedrale, siano quelle del più celebrato pittore di angeli, che sarà degnamente ricordato nella mostra del 400 romagnolo che si inaugura l'8 giugno nel Palazzo dei Musei di Forlì.